Si è svolta a Palmi l'ottava edizione dell'Evo Yacht Italy. Si tratta di un concorso internazionale dedicato all'olio. I 25 giudici di varia nazionalità hanno dovuto valutare i circa 700 campioni d'olio extravergine provenienti da 26 paesi diversi, rappresentanti tutti i 5 continenti. Finalmente la Calabria entra nel circuito dei grandi eventi legati all'olio extravergine d'oliva. In Italia questi eventi si fermavano a Roma, quasi tutti localizzati al nord. Proprio è stata la mission della nostra associazione quella di portare finalmente un evento dell'olio extravergine d'oliva in Calabria, dove l'olio extravergine di casa e la Calabria, ricordiamola, è la seconda produttrice in quantità dell'olio extravergine italiano. Un evento del genere non può far altro che stimolare la presenza dei produttori all'interno del concorso, ma stimolare la produzione di qualità. Mettersi in gioco, quindi mettersi a confronto, non fa altro che accrescere la possibilità delle aziende di riuscire ad avere un prodotto che poi può essere apprezzato dal mercato. La Calabria su questo è brava, purtroppo imbottigliamo ancora troppo poco, però sicuramente il nostro goal è quello di raggiungere dei livelli di imbottigliamento superiori e far conoscere ancora di più, se ce ne fosse bisogno, il nostro olio nel mondo. E questi eventi come Evo Yacht Italy possono essere eventi che mettono alla ribalta internazionale anche le produzioni di una minuscola terra, che è la nostra terra di Calabria, però è una grandiosa terra di olivi. Allora, il concorso è all'ottava edizione, è tra i concorsi più importanti per il ranking mondiale dei concorsi. Evo Yacht è tra i primi 5 al mondo. Sono arrivati quest'anno 694 campioni da 26 paesi produttori e ci sono 22 giudici internazionali da tutto il mondo che hanno assaggiato questi campioni. E quindi un concorso importante, prestigioso, ma che ha secondo me una grande caratteristica che riunisce da tutto il mondo 22 giudici esperti, ma soprattutto grandi appassionati di olio extravergine di oliva. La Calabria nasce un po' per vocazione, nel senso che abbiamo iniziato a pensare che fosse importante cominciare a valorizzare la zona dell'Italia, che è quella del sud, che è la più grande produttrice di olio extravergine di oliva. Un po' il cuore ci spinge in Calabria, ma soprattutto c'è una cosa: partecipare a un concorso è un'opportunità per i produttori, ma soprattutto per i consumatori, di individuare qual è l'olio eccellente di grande qualità. Noi siamo la seconda regione d'Italia per produzione di olio, anche di olio di qualità. In questi anni stiamo crescendo molto da questo punto di vista e stiamo anche migliorando nella quantità di olio imbottigliato, perché siamo passati negli ultimi 3 anni dall'8% al 15%. Certo, tanta strada rimane da fare e manifestazioni come questa, alla quale ho avuto il piacere di partecipare per una giornata, sono manifestazioni che spingono verso la qualità e che possono essere una validissima promozione per la nostra regione.